L'economia giapponese segna un grande calo nel trimestre luglio-settembre. Il prodotto interno lordo cede lo 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti e il 3,5% su base annua. Il calo del PIL è il primo passo verso la caduta in recessione per la terza economia mondiale, nonché un argomento di alta pressione sulla Banca del Giappone, perché aumenti la portata degli stimoli monetari. L'economia giapponese ha avuto ritmi di crescita di gran lunga superiori a quelli della maggior parte dei paesi del G7.